Ciao. 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 Ciao, anche ci fai qui. Ma tranquilla, guarda che sono da sola. Hai tagliato anche tu? Come oggi volevo interrogarmi. Senti, mi dispiace per l'altro giorno, ok? Stavamo scherzando, era solo un gioco. Un gioco un po' stupido, però. Lo so. Dai, non te la prendere. Vieni a vedere un negozio con me. Un negozio? Sì, qui vicino. Perché? Perché è divertente. E poi ho un disperato bisogno di pantacolla. Allora, ci vieni. Il cuore del maiale è molto simile a quello dell'uomo. Matti, tu ce l'hai un segreto. Ascoltami, anch'io non lo. Se tu mi dici il tuo, io ti dico il mio. Matti, sei un mio amico o no? Dobbiamo finire la dissezione, altrimenti non possiamo completare la scheda. Chi se ne importa della scheda? Dimmi il tuo segreto. Dimmi cosa hai fatto al braccio. Matti, dimmi cosa hai fatto. Matti. Vuoi davvero sapere cosa ho fatto alle braccia? Sì. Guarda. Spogliati. Dai, sbrigati. Che ti vergogni di me, spero. E mi ha baciato un ragazzo. Non me lo ricordo. Non sei mai stata con nessuno. E tu? Certo. Prima mi sono divertita. Ora sono fidanzata seriamente, sai? E con quello con cui eri in bagno? Sì, Giacomo. Ah, quello con cui eri in bagno si chiama Giacomo? Sì. E ci hai detto che è una storia seria. Ah, sì. E quanti tatuaggi hai? 3. Guarda un po'. Dovresti metterti più spesso le cose così strette. Sei molto bella, sai. Tu cosa ne pensi? Non è un po' troppo vistoso. Senti, è il compleanno di mia sorella. E io voglio che vieni vestita in questo modo. E magari ti troviamo anche un ragazzo. No. Shh. Ti faccio vedere io come si bacia un uomo. Vado a prenderti le scarpe, ok? No, devi farti dare il 30%.
Il 30%, ma come minimo prima di partire, se no non parti neanche. Da, ascolta, dai retta a me. Te lo organizzo io la cosa, dai. Dai, fai, lasciami andare adesso che c'ho. Eh sì, dovrei anche mangiare, se permetti. Ciao, ti chiamo dopo, dai. Ciao, ciao, ciao. Di mangiare, rompo le scatole. Perché l'hai guardato abbastanza, puoi anche mangiarlo, eh? Mangia, no? Mangia, dai. Voglio farmi un tatuaggio. Eh? Voglio farmi un tatuaggio. Un tatuaggio? Ma non se ne parla neanche. Dove te lo vuoi fare il tatuaggio? Ma non se ne parla! Ma come non... Oh, ci manca anche il tatuaggio adesso. Così abbiamo la figlia vestita da uomo, piatta e anche col tatuaggio, ma non se ne parla, no? Che cosa vorresti tatuarti? Una viola. Ma no, una viola! Oh, oh! No, no! N.O. No! Adesso ce l'hanno tutti. Sì, tutti gli spaccendati, i cretini, gli idioti, quelli che vanno in giro tutto il giorno avanti e indietro, sotto i portici per le vasche. Quelli sì ce l'hanno. Anche Viola ce l'ha. Chi è Viola? Chi è sta Viola? È una mia amica. Un'amica senza niente nel cervello. Tatuaggio ce l'hanno tutti quelli che non hanno niente da dire, no? Perdenti, falliti, come li vuoi chiamare? Non lo puoi sapere, non la conosci. Ma non la voglio nemmeno conoscere. Magari in un punto che non si vede. Sì, quale? Mangia anche tu, mangia. Punto che non si vede. Buona astinenza. Tatuaggio, adesso mi piace il tampone del tatuaggio. Un palo, una spaventa faccia qua. Allora, hai sentito cosa ti ha detto il preside? Ci vediamo a casa. Ciao, Matti. Sai che Giacomo ha voluto darmi la testa? Chi? Dani, il suo amico. Scusami, non volevo. Non importa. No, no, veramente. Ti ho detto che non importa. Ok. Ok. Andiamo in classe? Lui. Lui chi, scusa? Quello laggiù. Torniamo indietro. Ma dove? Non andiamo in classe? Sì. Ma quello con la fasciatura o il cicciolo? Quello con la fasciatura. Sei matta. Lo sai che cosa ha fatto quello? Si è piantato un coltello nella mano apposta qui a scuola. Non lo sapevi? A me piace un po'. Forse. Ma come ti piace? Uno così ti fa pezzi e ti butta in un cassonetto. Sei proprio sicura, eh? Vabbè, andiamo. Torniamo indietro. Perché? Ciao. Io sono Viola, lei Alice. Siamo della seconda B. Beh, non vi presentate? Oh! Io sono Mattia. Venice.
Volevamo invitarvi ad una festa sabato a casa mia. Venite. Cos'hai fatto la gamba? Allora venite o no? Io non posso. Io neanche. Ah no? Me lascio stare. Aspetta. E perché non puoi? Cos'è, devi giocare a computer col conchietto? Oppure pensavi di tagliarti le vene un'altra volta? A me non piacciono le feste. Ma se a tutti piacciono le feste? Sì, ma a me no. Ciao. Ale, lascia stare, ne troviamo una alla festa, ok?